In questo video andiamo a vedere tutti i tasti, tutte le funzioni del Godox V1. In questo momento il livello di batteria è un po' basso, però credo che ce la potremmo fare a vedere tutte le funzioni. Partiamo con il tasto di quelli più semplici e intuitivi. Questo qua è il tasto del test del flash. Quando è verde vuol dire che è pronto per effettuare il lampo, quando è ancora rosso il flash vuol dire che è in fase di ricarica. E diversamente dagli altri flash abbiamo questa disposizione dei tasti che devo dire è più efficiente rispetto a tutte le altre configurazioni. Partiamo dal primo tasto qui in basso a sinistra, che è il tasto del menu, è il tasto di lock. Se si tiene premuto questo tasto, il flash va in lock e non si possono fare operazioni premendo gli altri tasti, bisogna ritenere premuto per sbloccarlo, e lo stesso tasto dà la possibilità di accedere al menu. Il menu contiene una serie di opzioni regolabili per il flash, partendo dalla prima. La prima si sceglie se l'unità di misura sono metri o piedi. La seconda opzione è la griglia della F, possiamo scegliere se tenerla on o no. Off. Questo è lo standby e questo è il tempo di standby, cioè dopo quanto il flash va in standby. Questa è una scansione dei canali radio e vi dice quali sono i canali disponibili, quelli che funzionano meglio. Detto ciò, qua potete scegliere il canale, diversamente da come succedeva agli altri flash, ci sono 32 canali. Qua potete scegliere un ID per quando usate un trasmettitore. Vi faccio vedere. Vabbè. Potete scegliere un ID per quanto riguarda un trasmettitore. E azionando questi ID, facendo il match con questi ID, avete una frequenza e un accoppiamento tra questo flash e un altro trasmettitore. Ok, per il momento lo lasciamo off perché tanto non capita mai un'occasione in cui ci sono più di due trasmettitori e ricevitori. Qua scegliete se sentire il suono per la ricarica oppure no. Questa è la luce del display, potete scegliere se tenerla sempre on oppure se si spenga dopo 12 secondi oppure tenerla sempre off. Qui abbiamo la luminosità del display. E qui come ultima opzione abbiamo lo zoom, vi fa scegliere se visualizzare lo zoom in formato APS-C o in 135 mm, ovvero in full frame. Queste sono le funzioni del menu. Poi abbiamo il tasto dobbiamo passare dal menu al tasto delle modalità. Il tasto mode vi fa scegliere in quale modalità siete, tra TTL manuale e stroboscopico. Ovviamente quando entrate qua ci avete i tasti che vi indicano il tempo e gli hertz, e ovviamente qua ci avete, se premete qua ci avete la potenza. Ok, perché questo è il tasto della compensazione che vi fa scegliere la potenza. Dobbiamo passare, siamo passati a questo tasto qua di questa ghiera qua, perché quando siete in modalità TTL ed effettuate un lampo con la macchina fotografica, c'è questa funzione TCM che è presente anche qui. Praticamente questa funzione, dopo che avete effettuato il primo scatto e la macchina, il flash vi misurano la potenza TTL, se premete TCM il flash passa in modalità manuale, convertendo la potenza letta dal TTL in una potenza manuale. Una volta che siete in manuale potete scegliere se sincare il flash in high speed sync, cosa che non avete
in TTL perché viene comandato dalla macchina e potete eventualmente scegliere se escludere i lampi pre-flash oppure includere i lampi pre-flash, ma questo è per un controllo, come dire, dei sync ottici che vengono fatti con la fotocellula ottica. Ritornando a questa griglia, che viene controllata da questo dial rotondo, troviamo qui il tasto che ci consente di cambiare la potenza. E come vedete, la potenza viene cambiata in incrementi da un decimo di stop, quindi da un 256esimo passate a un 128esimo in incrementi di un decimo di stop. Se volete degli incrementi più, cioè di uno stop completo, dovete premere su e giù. Detto ciò, una volta il tasto centrale serve per confermare le operazioni che avete scelto, le opzioni che avete scelto. Qui in alto ci abbiamo lo zoom della parabola, in questo caso è in APS-C, quindi tutto va moltiplicato per 1,5 e partiamo da uno zoom più ampio che è 27 mm. Se riposizionate qua il flash è in auto, per il momento lo lasciamo in auto perché adesso vi faccio vedere come si accoppia con il trigger. Questa zoom l'abbiamo visto, questa è la compensazione. Ovviamente la compensazione ve lo faccio vedere, ma è ovvio che funziona anche con il TTL, cioè una compensazione di meno 3 come tutti i flash, niente di nuovo. Premendo questo tasto qua passiamo a quelle che sono le due modalità wireless. Se premete una sola volta e c'è questa icona qua, vuol dire che siete in master, cioè questo flash funziona da master, e vedete e c'è la possibilità di controllare tre gruppi. Vedete qua che hanno spalmato la possibilità di controllare i gruppi con questi quattro tasti qua sotto, quindi se premete qua ci avete il gruppo M che sarebbe il master, questo qua, e gli dite come si deve comportare il master, se comportarsi come se fosse un trigger, quindi senza mettere un lampo, se funzionare in TTL, se funzionare in manuale. Questa è una funzione molto comodo perché c'è questa disposizione, è molto comodo perché si ha accesso istantaneo a tutti i gruppi e si può regolare in maniera molto 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 rapida le funzionalità di tutti i gruppi. Quindi per questo, per quanto riguarda la funzione master che però non controlla lo zoom delle parabole degli altri flash, che andate a controllare con questi tre gruppi. E se premete un'altra volta questo tasto passate in modalità slave, e la modalità slave vi dice che siete nel gruppo. Con questo tasto cambiate il gruppo, ci abbiamo 5 gruppi, manca F effettivamente, e qua vi dice il canale. Vi ricordo che il canale non si cambia più da questa interfaccia, ma se volete andare a cambiare il canale dovete sostanzialmente andare qui. In questa modalità, ovviamente, ricevete quelli che sono i comandi di un trigger esterno, che in questo caso è l'X-Pro-F, e vi faccio vedere che premendo qua. Ok, sì, il flash viene comandato da questo trigger. Se avete un trigger di un'altra marca, qui vi esce dalla marca del flash, cioè del trigger che state usando, quindi conseguentemente anche la marca della fotocamera che state usando. Quindi il flash da qui è regolabile con tutte le sue funzioni. Vi faccio vedere che mettendo qua in A possiamo controllare lo zoom. Sentite che la parabola cambia fino a un certo punto, perché ovviamente questo trigger qua, cioè lo zoom di questo trigger qua dovrebbe essere impostato, qua non c'è l'opzione. Dovrebbe essere impostato su APS-C, è evidente che
non c'è l'opzione qua, anche se è una versione Fuji per APS-C, non l'hanno aggiornata da questo punto di vista. Ritorniamo qua, riandiamo sul canale A, cambiamo il modo e come vedete il flash funziona perfettamente con il trigger. Bene, questo per quanto riguarda la funzione Slide, diciamo che è abbastanza. L'unico tasto che ci è rimasto da coprire è questo qua, quello della luce pilota. Quando entrate in questa modalità, avete poi questo tasto per uscire. Quando entrate in questa modalità, sì, potete azionare il LED che sta dietro, cioè, che sta, adesso lo faccio vedere, non mi viene la parola. Comunque, con questo attivate, spegnete, accendete la luce che non è una luce di modellazione, questa luce qua, vi faccio vedere. Ok, spero che così forse riusciamo a vedere. Ecco qua. Accendete e spegnete la luce e controllate la potenza. Potete lasciarla sempre accesa in modo che vi aiuti nella messa a fuoco, e potete poi eventualmente decidere di spegnerla e accenderla, e si accende all'ultima potenza che avete stabilito. Detto ciò, non c'è abbiamo coperto tutto quello che è il menu, giusto come attacco qua vi faccio notare che non c'è più l'attacco a vite, ma c'è un attacco con un meccanismo di lock automatico, come avviene per i flash, quelli più importanti, tipo gli SB 900 oppure quelli della Canon. La batteria si estrae premendo qua, sostanzialmente, e si estrae in questo modo, e questa è la batteria. Se avete trovato questo video interessante e avete qualche altra domanda da farmi, scrivetela nei commenti, e se conoscete qualcuno che possiede il Godox V1 e ha bisogno di dare un'occhiata a quelle che sono le funzioni del menu, condividete questo video con lui.